Ciao a tutti, io sono Egidio e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete qui c'è un qualcosa di nuovo. Esattamente. Voi vi trovate su Egidio Exotics World e quest'oggi andremo a fare un nuovo video. È arrivata da poco a casa un nuovo piccolissimo animaluccio che è stato scelto da me e dalla mia ragazza perché ci piaceva tantissimo. E se ne è innamorato subito e ha detto prendiamola, che questa poi con un bel terrario farà una bella scena. Si tratta della Litoria cerula ed è comunemente chiamata Raganella di White. È una rana australiana, oddio, è una rana australiana delle foreste australiane, ecco, voi la vedete qui. È una rana bella notturna, quindi non è una rana diurna ma notturna, è molto attiva durante la notte, molto esuberante anche a grandi dimensioni perché può raggiungere quasi 12 centimetri ed è una rana voracissima, a me piace tantissimo, ha bisogno di tanta umidità e noi quest'oggi per questo piccolo esemplare che abbiamo preso andremo a fare un piccolo terrario sviluppato già in altezza perché sono rane arboricole. Hanno bisogno di arrampicarsi, sistemarsi in vari appigli e in vari punti, e quest'oggi lo voglio fare con voi. Questo non è nessun progetto, è semplicemente una piccola chicchetta presa per gusto, per piacere. Non è una rana che comporta tante difficoltà, è una rana con una pelle molto molto dura, molto molto affascinante ed è anche molto resistente, quindi voglio andare a creare con voi un piccolo bioattivo naturalistico con un po' di, ecco, come vedete, queste piccole palline di argilla che ci faranno da fondo drenante, perché andrò a metterci anche delle piante vere oltre che cortecce, delle cortecce. Proprio perché, oh che cazzo, sto a prendere solo questo cavolo di cavalletto, proprio perché voglio renderlo molto molto carino, molto molto bello da vedere anche ad occhio, nell'attesa che la piccola cresca. Una rana che può raggiungere i 12 centimetri di grandezza, quindi una rana molto molto grande. Ecco qua andiamo a posizionare la rete tra lo strato drenante e lo strato che andremo a utilizzare di fibra di cocco, che non so dove ho messo. È una rana che ha bisogno della sua manutenzione, ma è anche una rana bella da vedere in un futuro terrario con altri esemplari, dove appunto permetteranno un'ottima visione all'interno della casa, all'interno della stanza, con anche il loro gracidare, perché da quel che ho sentito gracidano anche abbastanza, quindi direi che è interessante. Io ecco vado a posizionare la fibra di cocco. Stavo vedendo tra le varie cortecce, ho deciso di optare solamente per questo driftwood in questa posizione, in modo che gli farà anche da ponte. Questo è il classico legno per acquari, quindi nulla di più strano, nulla di più complicato, difficile da reperire, ma è anche uno dei più resistenti, tra virgolette, anche ad alte temperature, perché è ad alte temperature, ad alte umidità, anche perché questa rana ha bisogno di tanta umidità, quindi cerchiamo di tenere il tutto fermo, perché poi noi andremo a mettere, come vedete, questa pianta di cui non ricordo il nome, ma ve lo farò uscire in sovraimpressione, ve lo scriverò anche nei commenti. Allora, la prima è andata, gli spruzzo un po' d'acqua anche sulla terra per farlo tenere meglio. Ora, ho intenzione di mettere due fittonie, questa è la prima, cerchiamo di metterla in una posizione carina, consona. Non so se mettere anche quest'altra, che è la stessa di quella che abbiamo già messo, se metterla in questo punto e le fittonie tenerle qui, perché dietro non ci voglio mettere niente, in modo tale che riesco a vedere ciò che succede alla ranetta. Forse questa la metterei qui in questo posto.
Esattamente. E una fittonia, questa la più piccola, la metterei forse proprio accanto a questa piantina qua, sì. Allora, prendere del muschio e posizionarlo qua a mo' di tappeto in questa parte, tra virgolette, inferiore. Vediamo un po'. Ok, diamo una bella controllatina, perché comunque. Ok, eccolo qua. Senza troppi giri e rigiri. E tenere questa parte sempre bella umida. Perfetto. Credo di averlo messo bene perché mi trovo anche in una posizione un po'. Ok, ecco qua, così. In modo da fare, da formare tutto un bel tappeto. Perfetto. Ovviamente tutto quel muschio è trattato e lo controllo più e più volte, non vi preoccupate. Ok. Allora, ricordate ragazzi che questa rana ha bisogno di un ricircolo d'aria adeguato, ottimale. Io dopo aggiungerò anche dei, dei collemboli. Accidenti, ho chiuso il coperchio in faccia. Ora dobbiamo farla saltare via. Vediamo se sale sulla mano. Vieni piccola. Oh, è già salita dalla parte sbagliata. Oh, eccola qua. E guardate che spettacolo, che bella che è, un esemplare bellissimo, ho paura che salti proprio sulla telecamera, è uno dei più resistenti presenti nell'hobbistica, ma tra virgolette è anche uno dei più resistenti in natura, scusate. Con una pelle dura e non ha problemi nemmeno al tatto. Ora, cerchiamo di farla andare sul terrario, se ci riusciamo. Vai. Oh, opera. Signori, guardate che spettacolo che è. Non sembra manco vero. Questo è il suo setup naturalistico. Credo che sia uscita anche molto bene. Opera. Piccolina, gli ho messo un paio di grilletti. Staranno camminando lì in mezzo. Lei se li andrà a cercare. E intanto noi la lasciamo stare. Io, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, a scrivere un commento e iscrivervi al canale. Guardate che bella! Ah, ha bisogno di una temperatura tra i 25 e i 29 gradi. Quindi attenzione, umido sì, ma anche caldo, non deve andare al di sotto. Lei è uno spettacolo, davvero bellissima. E niente, noi ci becchiamo nel prossimo video. Qui da GDSOTIX World è tutto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!